Buongiorno a tutti, oggi video unboxing. È appena arrivato, quando registro questo video ho desiderio ma anche fretta di scartarlo per alcune ragioni, diciamo così, organizzative della mia giornata, per altri impegni, diciamo, e seguirà naturalmente recensione. Già si capisce che è un venezianico, anzi ringrazio moltissimo l'azienda per aver voluto mandarmi questo orologio in prova. Vediamo di cosa si tratta, anche se io vi confesso lo so già, però non voglio sottrarmi a una brutta figura con uno dei miei improbabili unboxing. Peraltro molto carina la confezione, questo va detto. Grazie ancora, grazie ancora, grazie ancora a quelli di Venezianico che insomma hanno coraggio e fiducia ad affidare a me una recensione di un loro orologio. E quindi cercherò di essere più dolce possibile nell'unboxing, però poi voi sapete che in questi video di unboxing, a meno che io non perda, cioè arrivo a un certo punto in cui in genere, dopo aver tentato docilmente di aprire l'orologio, perdo la pazienza e quindi comincio a fare cose più pericolose anche per la mia incolumità. Non siamo ancora giunti a questo punto. Ecco, vedete che sto imparando. Ora le forbici sono rivolte verso l'esterno, quindi se dovessero scappare probabilmente riuscirei a non essere ferito. Però ecco, qui vediamo già la scatola di Venezianico, che ho già visto anche su altri canali. Vediamo un po'. Coraggio, siamo a buon punto, direi siamo a buon punto. E sta andando tutto bene, non sto tanto usando più coltelli o forbici, quindi direi che anche stavolta probabilmente l'abbiamo sfangata, niente ferite. E vediamo un po', questa è la scatola di Venezianico, scatola poi esterna di Venezianico, ecco qua. E vediamo, ho finalmente un'apertura intelligente senza problemi di altro tipo. Quindi tiriamo questo sorta di sigillo di cartone. Ok. Use this packaging for return. Ok. Ed ecco qui. Come vedete, si tratta del Bucintoro, questo è il manuale. Innanzitutto mi fa piacere di vedere un manuale così ben fatto. Non siamo più abituati a manuali cartacei così ben fatti. Questo manca anche a Nomos. Ed è un peccato poi, tutto sommato, perché insomma un prodotto si presenta bene. So che è un po' démodé il cartaceo, ma io lo apprezzo ancora molto. E ora veniamo all'orologio. Ecco qua, ci siamo signori. Questa è la vera e propria copri scatola. E quindi apriamo senza possibilmente danneggiare nulla. Ecco qua, sta andando quasi bene. Ecco qua, venezianico, venezianico. È il primo loro orologio che ho in prova, li ho conosciuti e anche apprezzati al Watch of Italy. Ho riconosciuto che avevo dato di Venezianico un giudizio negativo poco fondato su pregiudizi, perché capita anche a me di avere dei pregiudizi. La casa è sicuramente, l'azienda è sicuramente molto in crescita, quindi questo cronografo da ogni punto di vista, anche dell'originalità e della coerenza estetica, che poi comunque ho scoperto in realtà esserci anche in modelli precedenti che non avevo
considerato adeguatamente. Ma con questo cronografo hanno fatto sicuramente un ulteriore salto di ambizione e di qualità. E quindi sono curioso di poterlo provare quanto prima. Bene, direi che per l'unboxing è tutto, è andato tutto bene, un grazie davvero a Venezianico, ve lo dico subito, la recensione non la vedrete presto perché questo orologio richiederà una prova molto piuttosto approfondita, trattandosi peraltro di un cronografo modulare che come molti sanno non è proprio di per sé il mio genere preferito, ma questo è un modulo Seiko e sembra che proprio sia una roba completamente diversa rispetto ai moduli Dubois de Prats soliti con i lamierini che vediamo purtroppo anche in alcuni orologi decisamente costosi. Benissimo, vi saprò dire, vi terrò al corrente e quando sarà il momento ci sarà la recensione. Ripeto, non prestissimo. Grazie ancora, grazie a Venezianico, un caro saluto, iscrivetevi al canale e al prossimo video. Ciao!